Sant'Angelo dei Lombardi, la denuncia degli avvocati del Foro al Tirpino, la struttura dell'ex tribunale è esposta a furti ed atti vandalici. L'avvocato Gargano, si prendano provvedimenti. Tufo, l'ex primo cittadino Continiello, ritrovato cadavere nella sua auto in una zona periferica, in ricordo dei cittadini. Avellino, il consigliere di minoranza Dino Preziosi rilancia sul caso trasparenza in comune, vogliono nascondere la verità. Sport, basket, il pessimo avvio di Vitucci riporta le lancette un anno indietro, volley a rischio, il futuro del club di Guerrera. Buongiorno agli spettatori di Mediatre, ben trovati al nostro appuntamento con l'informazione. Buongiorno. Apriamo questa mattina con un fatto di cronaca che ci porta in Alterpinia. Ci sono stati due furti in due giorni presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, ormai dismesso dopo la riforma cancellieri. Noi abbiamo sentito al telefono il vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati, Massimo Gargano, che ha denunciato questa situazione di abbandono. Ascoltiamolo. Siamo al telefono con Massimo Gargano, il vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Sant'Angelo dei Lombardi. Con lui vorremmo commentare quanto è accaduto nel presidio Alterpino negli ultimi due giorni. Il tribunale, ormai abbandonato al suo destino, di fatto è stato vittima di due atti vandalici. Avvocato, cosa è successo? L'Ordine è stata vittima di due episodi molto deprecabili, ha subito un furto con scasso ieri notte e l'episodio si è ripetuto anche stanotte. In realtà questo dimostra che non ci sta controllo, che nel tribunale in realtà è rimasto solo il consiglio dell'Ordine e quindi diciamo questo probabilmente ha agevolato i malintenzionati. D'altra parte però va evidenziato che noi abbiamo chiesto già da tempo al Presidente del Tribunale Avellino di allocare la nostra segreteria e quindi il Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale, però ci è stato risposto che stanno attendendo il trasferimento di una parte degli uffici del Tribunale, penso la sezione lavoro ufficiale giudiziaria al distretto militare per poter reperire delle stanze. Il tutto però va letto sulla mancanza di uffici che potevano ospitare in maniera degna il Tribunale di Sant'Angelo Lombardi. Ad oggi questo non è accaduto. Nel frattempo il Tribunale a Sant'Angelo dei Lombardi è senza controllo, non c'è più un controllo notturno? Credo che non ci sia una sorveglianza come prima. Prima passavano, credo, in alternativa i carabinieri o la polizia di Stato. Oggi che il tribunale non è più qui, non è più lì, quindi è molto probabile che ci sarà una sorveglianza molto sporadica. Noi ci riuniamo ancora come consiglio presso l'ex tribunale di Sant'Angelo Lombardi. È una vicenda abbastanza nuova e, come dire, desta scalpore il fatto che gli avvocati pensavano di andare ad Avellino in maniera definitiva, ma in realtà ad Avellino fanno le udienze e poi eventualmente tornano a Sant'Angelo per avere certificati da parte del Consiglio. Voi avete chiesto con forza che in questa settimana la situazione venga risolta? Sì, proprio stamattina abbiamo insistito perché trovino una soluzione anche temporanea per ospitarci presso il Tribunale di Avellino. Un vero e proprio cimitero di rottami a solo 2 chilometri dal centro abitato di Calabritto, un'area vasta più di 5.000 metri quadrati, è stata messa sotto sequestro dagli uomini dell'arma della locale caserma al comando del maresciallo Vittorio Lorito. Quel deposito era nato come centro di raccolta gestito da una società che avrebbe dovuto demolire e smaltire i mezzi ammassati. Poi, nel corso degli anni, quella stessa zona dell'area PIP si è trasformata in una discarica a tutti gli effetti. Vi giacciono carcasse di auto, camion, pneumatici e sostanze inquinanti come oli e vernici. I carabinieri hanno sequestrato l'area e denunciato il titolare della società del centro di raccolta, peraltro consigliere di maggioranza. La cronaca ci riporta a Mercogliano per riaprire una finestra sul caso di Gianluigi Russo, sul quale la famiglia non smette di sperare. Ospite della trasmissione di Rai 2 I Fatti Vostri, la mamma Anna Iandolo ha lanciato un ennesimo appello. Gigi ha detto: se ci stai ascoltando, facci anche solo una telefonata per dirci come stai. Puoi anche non tornare, ma facci sapere che stai bene, ti stiamo aspettando e ti vogliamo bene. In studio sono stati ripercorsi tutti i momenti di questa drammatica vicenda ed anche Angela, la sorella di Gianluigi, ha contribuito alla ricostruzione dei fatti
dal momento della sparizione che ricordiamo è avvenuta lo scorso 18 ottobre. Gianluigi è stato descritto come un ragazzo tranquillo, come ogni suo coetaneo naturalmente, resta dunque l'incognita di dove sia finito questo ragazzo. Le ricerche in Irpinia si sono spostate nella zona di Salerno e Lancusi in virtù degli ultimi avvistamenti. A te Angelo. Ancora cronaca, una vicenda giudiziaria che tocca anche l'Irpinia ma che affonda le sue radici a Santa Maria Capua Vetere, una storia che nella nostra terra, fatta di vini pregiati e produzioni tipiche esaltate in tutto il mondo, fa davvero riflettere. Un'inchiesta che vede la responsabilità di alcuni personaggi irpini che avrebbero sversato liquami tossici dietro corresponsione di lauti pagamenti erogati dalla comunità europea nelle terre site nella Valle del Sabato. Due filoni di inchiesta aperti dalla Procura della Repubblica Sannita, denominati Chernobyl e Terra Madre, procura che vaglierà la posizione dei proprietari dei fondi. Estranei, tuttavia, alle indagini le produzioni di Greco Di Tufo. E l'avete sentito dai titoli, non sono ancora chiare le cause del decesso dell'ex sindaco di Tufo, Pasquale Continiello, trovato senza vita nella sua auto. Sentiamo i dettagli nel servizio di Valentina Eliano. Circostanze ancora tutte da chiarire, quelle che aleggiano attorno la morte improvvisa dell'ex sindaco di Tufo Pasquale Continiello. Aveva 72 anni, era stato da poco operato al cuore ed è stato trovato poco dopo le 20 da un passante in questa zona periferica del comune irpino che si chiama località Giardino Mulino. Inutile l'arrivo tempestivo dei sanitari del 118 e dei carabinieri che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un uomo per bene, questo quello che gli abitanti di Tufo ricordano di Pasquale Continiello. È una perdita grave per il paese perché era sempre disponibile con tutti per qualsiasi cosa. Dunque, lo conosceva? Sì, certo. Eravamo amici come tutti qui in paese, ci conosciamo. E niente, dispiace molto. Adesso mi è rimasto un colpo così quando ho letto sul giornale il nome perché non sapevo che cosa era successo. Dunque stamattina sono uscito, ho preso il caffè, ho preso il giornale. E ho letto. Si parla di un malore, quindi di un malore improvviso? E questo non si sa, non lo so. Credo di sì, perché era una persona squisita, non sappiamo cosa, come dire, è grave, è una cosa che dispiace molto. Era una bravissima persona. Ho letto l'evento. Come ha preso? Perché è una persona moto, una persona è stata insegnante elementare per tanti anni qua nel paese, quindi veramente un esempio di vita, ecco. Io lo conosco poco perché sono all'estero, però lo conoscevo così, era un bravo uomo. Come ha preso di questa notizia improvvisa? Cosa pensa? Male, veramente. Era un bravo ragazzo. Eravamo amici, ho saputo. Che cosa si può fare? Se l'ha cercato, non se l'ha cercato, doveva essere così. Quando arriva il momento, quello è, nessuno lo può mandare indietro. Che persona era, se lo conosci? Molto per bene. Faceva catechismo, fino a sabato scorso ha fatto catechismo. È una persona molto corretta e per bene. Ancora cronaca, a Montefridani questa mattina un 53enne originario di Montemarano è stato colpito da un malore e si è accasciato a terra mentre stava ordinando della merce presso la rivendita alimentare Ristora di Contrada Arcelle. Immediatamente i gestori dell'ingrosso hanno allertato i soccorsi, inutile però l'intervento del personale del 118, l'uomo infatti era già morto. Sono giunti sul posto anche i carabinieri della stazione di Montefridani. E questa mattina dramma anche a Baiano, un uomo originario di Marano di Napoli ha avvertito un malore mentre era alla guida della sua auto. Ha fatto appena in tempo a scendere dalla vettura, prima però di crollare a terra, privo di vita. Giornate anche intense per i vigili del fuoco di Avellino, che sono impegnate senza sosta in interventi causati dalle abbondanti piogge che si sono abbattute sull'Irpinia durante la notte. Caduta di rami, grandinate e tegole hanno creato non pochi problemi alla viabilità. A Montella diverse auto in sosta sono state colpite dalle lamiere, fortunatamente non ci sono stati problemi per le persone. A te Angelo. Sì, e allora la politica adesso. Partono da domani gli impegni del segretario provinciale del PD, Carmine De Blasio, con il congresso di Serino e mercoledì con il congresso di Sant'Angelo dei Lombardi. Importanti gli appuntamenti sul territorio che partono con uno spirito positivo e che vedono il Partito Democratico impegnato a rafforzare il processo democratico.
Ancora al comune di Avellino esplode il caso Trasparenza. Dino Preziosi accusa la maggioranza e tira fuori un lungo elenco di anomalie. Non vogliono che la commissione accerti la verità, dice. Mi rivolgerò alla magistratura. I dettagli nel servizio di Flavio Coppola. La maggioranza non vuole che la verità venga accertata. Denuncerò alla magistratura l'ostruzionismo nei riguardi della commissione comunale Trasparenza. È il vibrante j'accuse rivolto da Dino Preziosi, capogruppo della commissione e dell'opposizione con la svolta inizia da te, alla giunta Foti e ai consiglieri che lo sostengono. Ad innescare il caso stamattina l'ennesimo slittamento dei lavori dell'organismo per l'opposizione dei rappresentanti della maggioranza. Ma Preziosi insorge e cita il regolamento e poi passa al contrattacco con una lunga lista di esempi che accusa, più che un palazzo di vetro, come aveva promesso Foti in campagna elettorale, fanno del comune di Avellino una struttura oscura, di cemento armato e con pareti decisamente spesse. Io ritengo che si stiano intralciando i lavori della commissione trasparenza e a questo punto, siccome è già la seconda volta, mi inizia a sorgere il dubbio che non si vuole che la commissione vada a verificare gli atti posti in essere dall'amministrazione. E questo è ancora più grave. Io ricordo a tutti che il capo dell'amministrazione, il sindaco Foti, rispetto alla qualcosa, premetto che non c'entra assolutamente niente, disse che il comune doveva essere una casa di vetro. Però chi lo sostiene non pare che si comporti nello stesso modo in cui lui abbia detto. Parliamo delle polizze fideiussorie a garanzia degli oneri di urbanizzazione che sono state portate in bilancio per un importo di 7 milioni e mezzo di euro, quando poi il dirigente stamattina in via informale ha dichiarato che lui per il 2013 aveva semplicemente detto che erano 800 mila euro e non 7 milioni e mezzo. Evidentemente devo pensare che sono dei residui precedenti e volevo capire per quale motivo non vengono esatti questi crediti laddove l'impresa siano inadempienti. C'era un problema su Europa Più, dove avevamo notato in una delibera che la responsabile dell'unità di staff nella delibera aveva dichiarato la regolarità della delibera, poi mi arriva una lettera nella quale lei mi dice che non ha mai dichiarato quelle cose, anzi nel periodo in cui è stata adottata la delibera lei non era per niente presente in ufficio ed era addirittura in malattia. Abbiamo notato che c'erano delle discrasie per quanto riguarda le altre professionalità rispetto alle somme corrisposte, cioè perché nella delibera si parlava a parità di costi, invece queste nuove professionalità comportano un aumento dei costi. Volevamo chiedere ai responsabili dei settori per quale motivo è stato comprato un programma, almeno così ci risulta, di 70.000 euro per la gestione dei fitti degli alloggi comunali e poi alla fine è stato dato l'appalto all'esterno, e quindi volevo capire adesso quel software che cosa farà, che cosa servirà. Volevamo capire il problema dei Cococò, volevamo capire la copertura finanziaria che ci stava per quanto riguarda i lavori iniziati, se i sottoconti relativi a quei lavori erano stati o meno utilizzati, e rispetto a tutte queste cose ogni volta la seduta si inizia, abbiamo approvato un regolamento sulla cultura, dopodiché sugli altri fatti la maggioranza è alzata e se n'è andata. Devono essere eliminati i gettoni di presenza nelle commissioni, perché è scandaloso che una commissione si insedia, dura 5 minuti e se ne vanno le persone e il comune debba pagare il gettone di presenza. Ancora dal Comune, le consigliere Laura Nargi, PD, e Mafalda Galluccio, UDC, a seguito di segnalazione di cittadini preoccupati per la pericolosità del parco giochi di Via Manfra a Valle, a causa, pare, dell'instabilità di una staccionata che lo delimita, questa mattina si sono recate sul posto per verificare di persona la situazione. E effettivamente, appurata l'effettiva pericolosità per i bambini che frequentano il parco, le consigliere Nargi e Galluccio hanno posto il problema all'attenzione dell'assessore Giuseppe Ruberto, che ha assicurato che già è stato effettuato un sopralluogo del sito e che in brevissimo tempo saranno realizzati i necessari interventi per la messa in sicurezza dell'area verde di Valle. Adesso la pagina sindacale, Sviluppo, la CGIL accusa regione e governo, nessuna risposta per l'Irpinia. E intanto il prossimo 15 novembre lo sciopero generale con CISL, UIL e UGL contro la legge di stabilità. I dettagli. La CGIL chiama l'Irpinia alla mobilitazione. Il mezzogiorno e le aree interne sono del tutto assenti nella legge di stabilità, ha accusato stamattina ad Avellino il segretario regionale Franco Tavella.
Il prossimo 15 novembre, accanto alle altre sigle sindacali, il sindacato denuncerà quindi l'abbandono della provincia e l'assenza di risposte su tutte le vertenze esplose negli ultimi anni. Irisbus prima di tutte. Domani l'attivo unitario con CISL, UIL e UGL. Le parti sociali proveranno anche a rilanciare il percorso intrapreso insieme agli imprenditori con il patto dello sviluppo. Dopo l'incontro del mese scorso con il governatore Stefano Caldoro è rimasto tutto fermo, attacca il segretario della CGIL Irpina Vincenzo Petruzziello. I progetti sono solo sulla carta, bisogna riconvocare il tavolo e far partire i cantieri. La legge di stabilità è una legge che non guarda al lavoro, che non guarda alle condizioni materiali delle persone, e che non aiuta le persone ad uscire fuori da una condizione di disastro, in particolare nel mezzogiorno. Ci sembra francamente ridicola una cifra di 14 euro per alcuni redditi, ci sembra che in questa legge di stabilità non si aiutano le persone che hanno più bisogno, e c'è un problema più generale che riguarda l'economia. Se noi mettiamo, la dico così brutalmente, più soldi in tasca alle persone, allora queste persone consumeranno e forse riattiveremo anche una domanda interna assolutamente importante per le nostre aree. Se si continua con questa politica di rigore, il paese andrà al disastro, perché i dati stanno peggiorando negli ultimi anni. Non ci sono tra l'altro neanche risposte o investimenti per rilanciare il tessuto produttivo, pensiamo in Irpinia a risposte da parte del governo, veniamo fuori adesso alla legge di stabilità sulla Irisbus, anche se nelle ultime ore è stata paventata un'ipotesi che sono addirittura bizzarra, quella di costruire eventualmente dei dirigibili. Voglio essere prudente su questo argomento, i lavoratori sono legati innanzitutto al lavoro e non sono particolarmente legati, diciamo, alla costruzione di qualcosa. Vedremo, al momento non abbiamo elementi concreti per poter discutere, sarebbe imprudente, forse anche illusorio alimentare appunto illusioni. Il fatto che CGIL e CISL UIL scendono in piazza con 4 ore di sciopero è perché c'è una mancata risposta alle richieste del sindacato da parte del governo. Il 15 anche ad Avellino ci sarà una manifestazione a Piazza Verdi, sarà preceduta da una serie di iniziative che facciamo a partire da domani con gli esecutivi unitari, poi ci sarà un incontro con i parlamentari, ci sarà un incontro con i sindaci, ci sarà un incontro con gli studenti e con i giovani. C'è un problema che riguarda l'Irpinia, quindi nella direttiva stiamo discutendo delle difficoltà nel rapporto con la regione, chiediamo che ci sia una riconvocazione del tavolo per capire quali sono le difficoltà e per mettere in campo le iniziative e gli impegni che abbiamo assunto. Con la CGIL chiudiamo la pagina del lavoro e cambiamo decisamente argomento. Il primo tour acustico dei Negrita, una delle band più importanti del panorama rock italiano, arriverà giovedì 7 novembre ad Avellino. Il tour, ripartito ad ottobre dal Flavio Vespasiano di Rieti, ha fatto tappa nei più importanti teatri del paese, dal Verdi di Firenze al Colosseo di Torino, passando per Brescia, Udine, Sassari e Lecce. I Negrita, in attività dal 1993, anno di pubblicazione del loro primo album, festeggeranno dunque 20 anni di carriera proprio sul palcoscenico del Teatro Gesualdo, rimettendo in circolo proprio quei brani che ne hanno tracciato il successo. I biglietti per il Negrita Unplugged Tour 2013 sono ancora disponibili presso i botteghini di Piazza Castello, che resteranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Il costo dei biglietti, ricordano dal teatro, è di 40 euro per la platea, mentre per accomodarsi in galleria basteranno 28 euro. A te. Iniziativa della cantina Terre d'Ora con i pomeriggi in cantina, seminari di approfondimento sulla realtà aziendale Terre d'Ora con focus sulle più importanti produzioni a denominazione di origine protetta della nostra terra. Gli appuntamenti, il primo è oggi, poi si continua domani, giovedì e venerdì 8 novembre alle 16 in via Serra a Montefusco. Con il calcio apriamo la nostra pagina sportiva. La sconfitta contro il Palermo deve essere solo un incidente di percorso. La parola d'ordine in casa Avellino è di ripartire subito, perché alle porte c'è Brescia ed un tabù in terra lombarda da sfatare. Sentiamo i dettagli nel servizio.
Dimenticare Palermo era il titolo di un noto film di Francesco Rosi, ma oggi ben si adatta all'umore in casa Avellino. Una domenica da archiviare subito, consapevoli però che la sconfitta non cambia pareri e obiettivi sul campionato dei lupi, frenata frutto di un tasso tecnico degli avversari di gran lunga superiore e delle tante assenze che pur hanno condizionato la prestazione. Ora si riparte con lo stesso entusiasmo di prima, da Brescia, da un campo, il Rigamonti, che storicamente non ha una tradizione favorevole per l'Avellino. I lupi in terra lombarda non pareggiano da 23 anni e non tornano con l'intera posta in palio da 33. Però con ogni probabilità riavranno Gigi Castaldo e non è poco. Per il resto Fabbro dovrebbe ancora marcare visita, così come Terracciano, e Bittante sconterà il turno di squalifica. Rientrerà anche Peccarisi e non dovrebbero esserci problemi per Zappacosta, uscito con i crampi contro il Palermo. Il Brescia, dopo le vicissitudini in panchina, dal caso Giampaolo all'interregno di Maifredi fino all'attuale gestione Bergodi, resta squadra abbonata ai pareggi, ben 8 in 12 turni, e l'ultimo davvero rocambolesco acciuffato al 94esimo contro il Pescara. Squadra che continua a fare affidamento sull'esperienza e il fiuto del gol dell'Airone Caracciolo, con una difesa esperta, solida, ma anche poco mobile, che all'Adriatico ha sofferto la velocità di piccoletti come Ragusa e Politano. Ed è su questo tema tecnico-tattico che l'Avellino potrebbe trovare la chiave della partita, sfruttando la velocità e la capacità di inserimento di uomini come Schiavon, Soncin e perché no lo stesso Herrera, ancora poco utilizzato da Rastelli. E intanto ieri al Circolo della Stampa di Avellino, presentazione del CD di Gerardo Carmine Gargiulo, l'Avellino siamo noi di padre in figlio. La squadra era rappresentata dai calciatori Massimo e Peccarisi, c'era naturalmente anche il presidente Taccone, con lui l'occasione ghiotta per tornare sulla partita contro il Palermo. Sentiamo cosa ci ha detto Taccone. L'occasione di stasera è questo DVD di Gerardo Carmine Gargiulo. Sono passati 30 anni da quell'odore di noccioline e dal grande entusiasmo di quell'Avellino. Adesso mi sembra, grazie a lei, e questo sia motivo assoluto, penso, di soddisfazione, si sta chiudendo un cerchio in termini di entusiasmo, di riscoperto entusiasmo in città. Questa settimana che ha preceduto il Palermo davvero se ne ricordavano poche negli ultimi anni di questa intensità, di questa carica. Assolutamente, io fra l'altro stamattina ho sentito dire da qualcuno che è mancato il tifo all'Avellino, ma non è vero, io stavo in tribuna e onestamente la curva ci ha supportati dall'inizio alla fine, anche quando abbiamo perso sono stati eccezionali, ci hanno applaudito, davvero pubblico di Serie A, veramente, questo è veramente un pubblico da Serie A e noi cercheremo di essere meritevoli di questo tifo, insomma. Per il resto, insomma, devo dire che il campo si è riempito. Abbiamo avuto finalmente abbiamo ripagato i nostri sacrifici, perché vedere non tanto le persone che entrano al campo sempre in quella maniera, voglio dire, poco corretta, ma vedere finalmente un pubblico pagante di un certo tipo è stata una grande soddisfazione per noi, vuol dire che siamo sulla strada giusta ed invito tutti i tifosi a non tornare indietro su questa decisione, perché è una sconfitta che ci può stare, ma i nostri obiettivi erano quelli e restano quelli, state tranquilli, non è che siamo riusciti ridimensionati. Presidente, al netto delle tante assenze e al netto del poco tempo per recuperare dopo la trasferta di Cittadella, è stato il solito Avellino secondo lei dal punto di vista dell'approccio alla partita o ha pagato qualche timore reverenziale per il Palermo? Ma è risultato evidente a tutti noi, insomma, che abbiamo affrontato la partita timorosi, insomma, francamente, ma non solo noi. Cioè, ho sentito durante la settimana anche i mass media che parlavano di questo Palermo che poteva intimorirci. Per la verità, i ragazzi non hanno preso la partita probabilmente con la dovuta energia, francamente. Un po' mentale e un po' fisica, sicuramente. Quindi questo ha contribuito al fatto che l'Avellino vero l'hanno fatto il Palermo e non l'abbiamo fatto noi, come ho detto prima. Però ci sta tutto questo, insomma. Se è vero che le motivazioni tecniche sono quelle che mi ha detto il mister, e cioè di una stanchezza dovuta ai pochi giorni di recupero, alla possibilità di avere qualche giocatore che non era in perfette condizioni, che ha dovuto giocare per forza, avete visto che la nostra panchina era cortissima, insomma, l'avete notato, e quindi è chiaro che tutto questo sono componenti importanti che hanno determinato il risultato e che però mi fanno stare tranquillo per il prosieguo, come ho detto prima. Il basket, perché la Scandone preoccupa, il rendimento e l'atteggiamento della squadra di Vitucci ricordano molto il travagliato inizio della scorsa stagione con alla guida coach Valli. Intanto la società continua ad essere sul mercato e rispunta il nome di un ex Šefčík. Vediamo i dettagli nel servizio.
I giocatori e l'allenatore sono diversi, ma questa Scandone ricorda in maniera preoccupante quella di Giorgio Valli della passata stagione. I fantasmi sembravano alle spalle, una piazza che ritrovava entusiasmo con il ritorno di Vitucci e la conferma di Lakovic, e ora invece è tutto così sinistramente simile. In campo una difesa molle, difficoltà nel tenere l'uno contro uno, un Lakovic che è l'ombra di se stesso e tanta, troppa apatia. La debacle del Pala Whirlpool ha ricordato imbarcate clamorose prese in giro per l'Italia nella gestione Valli, nonostante il recupero di Ivanov e i progressi pur mostrati da Thomas. L'anno scorso fu rivoluzione, con Pancotto che risistemò il roster e cancellò quasi con un colpo di bacchetta magica lo scoramento e la sfiducia che serpeggiavano nell'ambiente biancoverde. Quest'anno, se un punto sembrava fermo nell'allestimento della squadra ad inizio stagione, era proprio il coach, per cui è da ricercare altrove la soluzione dei problemi della Sirigas. De Cesare e soci non vogliono ripetere gli errori del passato e allora sondano il mercato per capire come uscirne. Dragovic e Richardson continuano a non convincere per inconsistenza mentale, soprattutto il serbo è indiziato di taglio. E poi c'è Lakovic, continua a deludere, lui non è in discussione, fosse solo per quello che la società ha investito per trattenerlo ad Avellino, ma certo che la differenza rispetto alla passata stagione è evidentissima e la si nota soprattutto nell'atteggiamento sul parquet e nella sua tenuta fisica. Prima la sua sola presenza trasmetteva sicurezza ai compagni, ora appare nervoso e senza quella leadership carismatica che gli si riconosce. Forse è vero, sta pagando anche le fatiche degli europei di quest'estate e il fatto che a 35 primavere praticamente nell'ultimo anno non si è mai fermato, ma la Scandone ha bisogno di ritrovarlo quanto prima per non mettere in discussione anche quella che è stata la scelta cardine del mercato estivo. E intanto è stata una giornata difficilissima quella di ieri per la Sirigas HS Volley Avellino durante il CDA. Lo sapete, sono state azzerate tutte le cariche societarie dopo aver riscontrato la difficoltà di una nuova ricapitalizzazione da parte dei soci con immissione di ulteriori capitali da anticipare. Alla luce delle ultime vicende societarie che hanno gettato nel caos la Sirigas HS Volley, il coach Michele Totire e il capitano Mario Scappaticcio hanno indetto per oggi pomeriggio alle 18:15 una conferenza stampa presso appunto la sala stampa del Pala del Mauro. Staremo a vedere come evolverà questa vicenda. Ricordo anche appunto che la società del presidente Guerrera ha rimesso il titolo, la squadra, simbolicamente nelle mani dei sindaci di Avellino e Atripalda, Foti e Spagnuolo, e anche di Sirigas HS e di Scandone si parlerà nell'approfondimento che andrà in onda al termine del TG, curato dal nostro direttore Michele De Leo. Noi abbiamo finito, grazie Maria. Grazie, buongiorno. La nostra informazione torna stasera 19:45, arrivederci.